Ragazzi, allora avevo deciso di fare questa serie di lotti perché sto togliendo tutto, sto facendo pulizia e tengo un sacco di tengo materiale che non uso, è peccato, può essere che serve a qualcuno di voi. Allora, i lotti saranno 5 lotti per il momento ho fatto. Naturalmente poi metterò pure qualcosa a piacere perché devo vedere ancora, non ce l'ho fatta a vedere pure, metterò sicuramente qualche altra cosa a piacere che non vedrete, così avete la sorpresa di qualche altra cosa in più, perché non ho finito di vedere ad altri posti. Allora, sarà roba di cancelleria, tutto un po' mischiato, cartoleria, cancelleria, creazioni, materiali, quindi è tutto misto. Ci sono pure delle creazioni mie che magari non lo so, le creative, se volete rompere, fate quello che volete, quindi è un poco tutto misto. Ho fatto un po' di un insieme di cose. Spero che i lotti cioè che vi piacciono. Allora, cominciamo con quello, il lotto numero 1. Allora, i lotti saranno tutti quanti, cioè saranno ogni lotto 10 euro più le spese di spedizione, che io faccio il pacco, faccio sempre il pacco rintracciabile perché poi ho paura, non so mai se si perdono, è peccato poi se si perde. Quindi faccio 10 euro e più le spedizioni che dovrebbero venire sempre un'altra 10 euro perché faccio il pacco quello di Celere, quello che arriva in 3 giorni, quindi è sicuro che il pacco arriva. Naturalmente metto pure altre cosine a piacere perché ora devo finire di vedere, non c'è, tengo la stanza, mamma mia, sopra e sotto. Allora, vediamo questo qua di cancelleria. Allora, vi faccio vedere. Allora, qua ci sono questi sticker che io ne ho usati alcuni, non mi ricordo nemmeno dove li avevo presi. Poi questo qua di Hello Kitty. Allora, vi dico che qua c'è anche un'agenda, ci sta una personal che io non uso, che purtroppo l'ho usata per un poco di tempo, l'ho usata per poco tempo, ma non mi trovo perché è piccola. Ve la faccio vedere alla fine. Allora, poi ci sta questo rotolino qui. Vedete voi che volete fare. Questi sono una specie di allora, questi qui non sono, però li dovete attaccare voi perché non vedete come sono fatti. Ci sono questi qua fiorellini, questi qua a righe, tutti questi qua, e si devono attaccare con la colla, dovete mettere la colla. Però poi c'è questo e poi c'è questo qui tema Natale, tutto per tema Natale. Poi, aiuto. Allora, poi c'è questo. Ci sta questo portapastellino qua, dove ci sta tutta una serie di cose. Allora, ci sono questi post-it che non. Dite, ma come, non ti servono i post-it? Ma ne tengo già un sacco. Infatti, vedete quando l'ho preso dal cinese qua. Questi qui che sono chiusi, me ne tengo una marea. Poi ci sono in questo portapastelli sempre blu tutte queste schede, che io queste schede le usavo quando, ne tengo ancora quando lavoravo, non lo so, le ragazze che gli piace, sto rimettendo qui dentro. Allora, poi questa pinna tutta con i colori. Questa pinna sta sempre nel portapastellino che vi do, questa roba, eh. Poi questo blocchetto di Rilakkuma. Questo blocchetto di Rilakkuma. E poi questi sticker qua. Questi qua, qua stava scritto offerta. Questi pallini, aspettate, questi qua fatti a pallini così, e questi quadrati, e questo sta nel portapastelli. Ah, e quest'altra me l'ho dimenticata, e queste due pinne qua di Topolino. Questo è bello, questo lotto mi piace assai. Infatti ci sono quegli altri due, non lo so, ci stanno uno, cioè ho paura che non vorrei aver messo poche cose, però è perché io voglio comprarmi altre cose, avete capito? Vedo sempre gli stessi materiali e sta tutto in questo portapastellino, quello là che vi ho fatto vedere. Allora, poi c'è, vi do, infatti questo è abbastanza, penso questo è. Allora, poi
Questo portapastelli di Hello Kitty, questo è bello, questo lotto, a me piace assai, questo è lotto 1, c'è la riga di Hello Kitty e deve essere una ragazza che le piace pure Hello Kitty, che può essere che gli piacciono cose, non gli piace la Kitty. Poi, sempre Hello Kitty, vedete questo foglietto di Hello Kitty e tutti questi fogli, magari potete metterli nell'agenda che ora vedete. Poi, e poi c'è l'agenda. Eccola qua, l'agenda. Io ho fatto il video di questa agenda. Io, ragazzi, non la uso. Quello so, vedete quanto costa in edicola, l'avevo presa, però non la uso. Sta nel cassetto. È veramente un peccato perché sono abituata a delle agende molto più grandi. Aiuto, aspettate, devo allontanarmi un po'. Allora, vi metto questi qui dentro. Poi c'è la calcolatrice, alcuni refili io li ho usati, però vedete, ve l'avevo già fatta così, avevo scritto marzo, ve l'aggiustate voi poi dentro. Avevo messo delle cose, perciò vi ho messo pure questi qua vintage. E poi ci sta la rubrica, ci sono altri fogli. Avevo attaccato questa. Avevo messo questa bustina, avevo fatto questa busta, c'è pure una penna qua attaccata. Poi ve l'aggiustate voi. E niente, questo qua quindi è il primo lotto. Madonna, si vedeva l'altro lotto. E questo è il primo lotto, ragazze. Quanti minuti mi è venuto? 6 minuti. Allora penso di fare un altro lotto e poi faccio altri video. Allora, qui, Madonna, vi ho fatto girare la testa. Facciamo un altro lotto. Allora, ora devo togliere tutti questi qua. Aspettate, aiuto! Aiuto! No, quello è un altro lotto, avete visto un altro lotto. Allora, quindi non imbrogliamoci con i lotti. Questo è il lotto 1, avevo detto. E dov'è? Ci manca una cosa. Non vedo più l'altro. Oh mamma mia, è che è sparito. Non vedo più quell'altro. Ah, sta qua dietro. Ma no, ho detto dove sta? Allora, ok, facciamo. Ah, queste sono queste pure del lotto 1. Questo è tutto il lotto 1 e dopo lo sistemiamo. Facciamo il lotto 2. Madonna, si sta pure scaricando la cosa. Allora, facciamo il lotto 2. Lotto 2 invece è questo qua, sempre 10 euro. Ho messo questi gessetti che avevo fatto pure il video. Allora, questo mi sembra un poco, non lo so, vi devo mettere altre cose a sorpresa. Allora, qua ci sono tutte queste scatoline che potete mettere tutto quello che volete in queste scatoline che non mi servivano. Queste scatoline. Poi, questo è materiale creativo e creazione. Poi questo braccialetto, questo paio di orecchini fatti con la resina, quest'altro bracciale. Mamma mia, si sta scaricando. Che caldo, ragazzi, sto svenendo. Quest'altro braccialetto, mamma mia, l'ho fatto pure di sera questi video. Il cuoricino, poi quest'altra collana qua, poi questo orecchino. Qua vi devo mettere altre cose pure. Ragazze, poi così avete la sorpresa. Mamma mia, che caldo! Questi orecchini, questi altri, la maggior parte sono creazioni. Perché Erika mi ha dato quest'idea di fare, la prossima volta farò sempre così con le creazioni, faccio i lotti. Questi qua. Quest'altro, questo corazon, questo non è Swarovski, però. Poi questi altri gabosciò, queste pietre, e queste sono tutte pietre. Queste sono pietre, 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 e basta. Allora, qua io all'otto 2 devo aggiungere altre cose a sorpresa. Allora, nell'otto 2 devo aggiungere altro materiale e cose a sorpresa. Faccio un altro video, ragazze, perché vedo che si sta scaricando la batteria. Quindi nel lotto 2 ci saranno altre cose a sorpresa.
Se poi volete vederli, volete pure vedere, ve li faccio vedere, però è forse è meglio la sorpresa. Faccio subito un altro video. Ciao ragazzi e ragazze. Allora, abbiamo fatto il lotto 1 e il lotto 2, ora facciamo il lotto 3. Allora, lotto 3 è tutto sempre misto. Allora, questo qui è un portapenne, troppo carino, mannaggia. Però poi altre scatoline, queste qua fatte così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo pure mi piace assai, questo lotto, 6, 7, 8. Allora poi ho messo tutte queste pietre, queste sono pietre grinde, queste gocce, poi ho quest'altra qua dietro, grande, 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 poi ho messo questi qua per chi fa il soudage, sono fatte grigio, ghiaccio, fatte tutte così. Poi queste altre pietre qua così, bianche e così. Poi sempre cartoleria, questa agendina fatta così, che è fatta così. Poi aiuto, poi questa qua che si può pure colorare. Questo è per il soudage. Poi questo bra mo vengono le creazioni. Allora, questo braccialetto fatto qua col Pandora. Poi un portachiavi. Questa collana qua. Questo braccialetto fatto così. Potete pure smontare, sono pure la collana, le potete pure smontare e riprendete i componenti. Fatta tutta così. Aiuto, mamma mia! Poi questo paio d'orecchini. Poi questo. Allora, questo qui è stato fatto che mi aveva fatto il tutorial Nunzia Scalpore, e io ho fatto un sacco di questi ciondoli che me l'aveva fatto proprio per me questo tutorial, perché l'ho imparato a fare. Questo qui, poi ci sono questi qua, orecchini, poi orecchini, orecchini. Allora, tengo il ventilatore, secondo me mi fa male un po' l'orecchio. Orecchini, aiuto. Questi sono i cammei. Orecchini, orecchini, orecchini. Questo pure è bello, mi piace questo lotto. Poi ho messo questi due qua, cammei, e questo cammeo qua. E questo è lotto numero 3, quindi abbiamo detto lotto numero 3, non serve il 4 e il 5. Però vediamo se ci riesco. Devo spegnere, aspettate, perché se no la mamma mia qua che già mi fa nell'orecchio. Aiuto, perché sono tutta sudata, mamma mia, non si va mai. Allora, ora facciamo, questo è quindi il lotto numero 3, ora facciamo il lotto numero 4. Lotto numero 3 è questo qui. Il lotto numero 4. Allora, il lotto numero 3 l'avete visto, ora il 4. Infatti come una stupida non ho messo i bigliettini. Vabbè, questo qui è il 4. Allora, qua sono una specie di questi cose qua, di leveline, di il tulle, come si chiama? Poi questo qua sono delle formine a orsacchiotto. Poi questo rollino qua verde, questo lilla. Qua sono dei gessetti colorati. Poi qua ci sono questi fili, tutti questi fili di caucciù. Qua ne ho trovato un altro pezzo. Poi questo cuoricino. Questi bottoni che io li ho comprati e non li ho usati più. Poi quest'altro filo di locchetto fucsia, queste altre formine. Aiuto, sto svenendo. Queste altre formine, quest'altro qua. E poi vi ho messo una cosa che io pagai, ho pagato parecchio questa cosa qua. Pagai
pagai 4,50, una cosa del genere, sempre per fare chi usa la pasta polimerica, ma non l'ho proprio usato. Vedete com'è fatto? Ci sono tutti i biscotti, le cose, l'ho comprato, mi pare o 5,50 o 4,50, non mi ricordo proprio e non l'ho usato proprio. E questo qui è lotto numero 4. Ora devo fare solo il lotto numero 5, ma faccio un altro video, ragazzi. Allora ragazzi, questo è l'ultimo lotto, ecco, perché lo dovevo fare prima, questo fatto di mettere, però comunque si capisce, questo è l'otto 5. Allora, l'otto 5 ci sta. Allora, questo qui, questo paio di orecchini qua, quest'altro paio di orecchini, quest'altro paio di orecchini con questi qui. Poi ci sono questi altri orecchini, fatti con queste pietre qua, con gli questi qua. Poi ci saranno questi altri qua e poi materiale, questo materiale che io non uso nemmeno, questo era per fare il quilling. Sono tutte queste striscioline che si possono fare pure in bijou, potete fare quello che volete per la cartoleria. Poi questa formina qua, questo stampo che è nuovissimo, non l'ho nemmeno usato. Poi qua ci stanno questi altri qui, questi sticker, queste cose di Hello Kitty. Poi ci stanno questi qua, questi angioletti, mamma mia, ci sto sentendo male. E poi specialmente a questo lotto 5 invierò altre cose, e poi queste altre cose qua, e poi questo qua. La ragazza che mi chiede il lotto per esempio 5, io invierò altre cose, se le vorrà vedere che le faccio vedere pure in privato, perché ragazze devo continuare a pulire. E quindi questo è l'otto 5, è l'otto 5, e devo avere altre cose pure, soprattutto questo lotto. Quindi manderò pure qualche cosa a piacere in più. E niente ragazze, sono finiti i lotti, e quindi fatemi sapere. Naturalmente, vabbè, penso che i video rimangono lì. Poi se qualcuno invece mi chiede qualche altra cosa, voi scrivetemi. Io rimango la mia pagina Facebook nell'info box, e quindi la pagina creativa la metto giù. Quindi o mi scrivete in privato e mi scrivete giù, e io naturalmente vedo i lotti che sono stati venduti e lo scrivo subito giù nell'info box. Mando un bacio, al prossimo video.